Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Sono arrivate le SBS nuove del volume nuovo, il 104. Il 104 malefico, e quindi leggiamole insieme. Le ho tradotte per voi, me le hanno passate i miei sub, vecchi cuori, veri sempre sul pezzo, perché io non posso accedere all'internet finché non esce il capitolo, quindi non so niente. Per fortuna ci sono loro, grazie a loro. E ora ne parlerò insieme a voi tutti quanti, le leggiamo insieme. Allora, le SBS cominciano con queste navi volanti, che sono chiaramente quelle sfere con cui si librano nel cielo i pensieri della gente di Wano, se vi ricordate, quelle specie di palloni che si muovono nel cielo, con scritte delle frasi, no? E Oda guarda, dice, ah, wow, che belle, i vostri desideri. Sì, li hanno esauditi. Non ci saranno più pervertiti nelle SBS. I membri dell'associazione genitori insegnanti possono stare tranquillo, bla bla bla. Cazzate, vabbè, come al solito. Domanda numero uno. Come è arrivata Iori a Onigashima? Si chiede questo lettore. E Oda risponde. Allora, Iori è sempre stata molto determinata. Come Oiran conosceva tutti gli spostamenti del nemico, entrando e uscendo dal castello della città della capitale dei fiori. Così, praticamente, cosa ha fatto? Si è nascosta nei tributi da dare a Kaido da parte di Orochi. Siccome Kaido donava donnine, alcol, cibi e quant'altro alla festa di Kaido, Iori si è nascosta tra le cortigiane che avrebbero raggiunto Onigashima. E quindi poi lei è apparsa improvvisamente nella sala dei tesori in cui lo ha spostato i 9 fodri rossi e li ha curati, ovviamente. Era Enel. Poi gli chiedono, esiste una storia di come Kid e Killer siano diventati pirati, si siano uniti, e di come abbiano incontrato Hit e Wire, che sono chiaramente gli altri due pirati più famosi della ciurma di Kid, quello che sputa fuoco e quello che ha le cornine. E Oda dice, esiste una teoria, quindi anche Oda fa teorie, attenzione. I quattro sono nati su un'isola dei mari del sud, quindi del South Blue, e Kid e Killer si conoscono da quando erano piccoli. Il paese era governato da un boss criminale che agiva come un re, e questo paese era appunto diviso in 4 distretti, ognuno dei quali aveva la sua banda di mascalzoni che non obbediva alle leggi del boss. Ed era comandato, ognuno di esse, dai 4 che conosciamo, quindi Kid, Killer, Wire e Hit. Solo che un giorno succede un grave crimine, l'amore infantile di Kid e Killer, la nostra già conosciuta Victoria Shilton Drusukaina, un nome particolare, viene quindi uccisa da uno dei governanti. E per vendicarsi Kid unisce le 4 bande e rovescia quindi il governo interno. Ricordo che quest'isola non era affiliata al governo mondiale e quindi si comportava come un regno criminale, come un'isola criminale che tanto abbiamo visto anche in altre parti. Dopo averlo fatto, Kid quindi decide di viaggiare, di prendere il mare, di diventare un pirata per non vivere in un mondo ristretto come la sua isola, e quindi i 4 partono insieme su questa nave che battezzeranno Victoria Punk, in onore dell'amica perduta. Ringrazio Spectralon per avermi dato le giuste imbeccate per questa storiellina, perché la prima versione che ho messo il video era sbagliata. Grazie. Altra domanda, altra risposta. Yamato indossa le mutande o un perizoma? Oda dice un perizoma, quindi avviso le cosplayer di Yamato che indossa un perizoma. E poi altra domanda sul rosso. Mi sembra che il numero dei pirati del rosso sia diminuito rispetto al primo episodio, al primo capitolo. Questo significa che hanno separato le loro squadre o che le stanno nascondendo? E Oda risponde, Shanks è il grande capo della ciurma del rosso e i pirati sono così tanti che praticamente i suoi boss vengono chiamati alti ufficiali, dirigenti. E poi ci sono montagne di pirati sotto il suo ombrello, come un imperatore ovviamente. Quindi dice, è molto difficile vederli tutti insieme. Quindi a volte può sembrare che siano in pochi, che siano soltanto lui e la sua squadra che abbiamo visto a Marineford ad esempio. Ma sono tantissimi.
Immaginatevi la grande flotta di Cappello di Paglia, dice. Quindi Shanks è un grande dominatore, è il dominatore di tutti quanti, è grosso, è molto potente. Quindi questo ci dice il buon Oda. Poi abbiamo gli hobby dei sei saltatori. Quindi abbiamo il nostro amico schizzetto Usu, che gli piace giocare a carte, gioco d'azzardo. Poi Black Maria ama la box. Poi Drake adora i rettili e l'astrofisica. Sasaki adora produrre alcol. Ulti adora gli accessori e anche prendere in giro suo fratello. Mentre Page One adora la pesca e anche lo stare da solo. Un po' il Kikomori anche lui. Poi abbiamo i nomi, finalmente i nomi di tutta la CP0. Qui ci sono Guernica e Maha, che sono quelli che abbiamo visto morire durante la battaglia di Wano. E poi ci sono Gismonda e Joseph. Tutti e quattro i membri del CP0 hanno il nome che è attribuito ad un quadro di un pittore, ovviamente. Guernica, che è un dipinto di Picasso. Joseph, che è un dipinto di Georges de la Tour. Joseph il falegname. Maha, che è un dipinto di Francisco de Goya. E Gismonda, che è un dipinto di Alphonse Mucha. Poi domanda su Kanjuro. Dice, c'è una storia del Rakugo che parla di un certo Yudachi Kangoro. Yudachi è Pioggia Vespertina, il soprannome di Kanjuro. È da qui che deriva il nome di Yudachi Kanjuro? Esiste un'origine per lui? E Oda dice, c'è il Rakugo e c'è anche una storia del Kodan. Yudachi, nel caso di Kanjuro, significa cattivo, cioè che piove sangue, una pioggia di sangue. Kanjuro ha come modello una storia di uno scultore chiamato Jingoro il Mancino, che scolpì una scultura con la sua mano sinistra e questa prese vita e iniziò a muoversi. Un po' Pinocchio, no? Sembra un po' Pinocchio. Non importa quali siano i dettagli, ma Kanjuro disegna tutti i suoi brutti disegni con la mano sinistra. Dopo il tradimento disegna con la mano destra. È disgustoso, vero? Vecchio cuore, direi, vecchio cuore. Quindi molto interessante questa descrizione di Oda. E vorrei soffermarmi con voi sul fatto che dica non importa quali siano i dettagli. Cioè Oda sta dicendo, fatti i cazzi tuoi. Bellissimo, bellissimo. Poi chiedono l'antropomorfizzazione degli oggetti personali di Zoro, quindi i tre orecchini e la pancera, e qui potete vedere quanto sono belli. Dice, scommetto che è così bello che anche Sanji sarebbe geloso. No? Va bene. Poi c'è una domanda su Reiju. Dice, nel capitolo 931 Sanji dice che il potere soprannaturale di Osoba Mask è il potere della Ride Suit. Ma quindi anche i poteri di Reiju di creare e manipolare il veleno sono alimentati dalla Ride Suit? E Oda risponde, ok, innanzitutto l'abilità è il potere della tuta, ma Judge ha iniziato a creare sistematicamente un corpo umano adatto a ciascuna abilità, quindi Reiju è una persona che resiste in qualche modo al veleno. Quindi la tuta è legata al potere del veleno, ma Reiju ha un corpo modificato da Judge che può resistere al veleno. Così può aspirare il veleno dentro di sé. Ora, dice, si tratta di capire se Reiju vuole salvarti o meno. E quello poi sono affari tuoi. Poi c'è una domanda idiota su Chopper, dice che vuole diventare un procione come Chopper, piange, e poi c'è Chopper che dallo sberlone dice, non sono un tanuki, non sono un procione. Poi, altra domanda, chiedono il nome del cameriere che porta il cibo durante il banchetto di Wano. Oda risponde che quell'uomo non è un cameriere, ma è il capocuoco. È il miglior uomo di Wano in quanto a cucina ed è un maestro nel far funzionare poi tutto quanto. Si chiama Senno-Rikyu-san. Che cos'è il Senno-Rikyu? Il Senno-Rikyu è la figura storica che ha esercitato la più profonda influenza nella via del tè giapponese. Quindi praticamente è una citazione a questa via del tè. La cerimonia del tè, quello che fa Big Mom sostanzialmente, la cerimonia del tè. Quindi Oda ha preso questa figura e l'ha resa poi canonica nel suo mondo immaginario. Ultima pagina, ultime domande. Abbiamo questo lettore che chiede a Oda se Nami e Robin si trucchino
e vuole sapere quali sono i regimi della loro bellezza, e quindi Oda chiede e risponde Nami. Dice che si truccano pochissimo, è difficile prendersi cura della propria pelle in mare, ovviamente. Dice che Zeus le fa una sauna e Robin le fa i massaggi con le sue mille mani. Sanji si occupa del cibo, Chopper delle lozioni, dei sieri, delle creme, degli impacchi. E Brook sa come prendersi cura dei capelli. Massimo esperto, dovrei chiedere anch'io. E poi le dice che lei è appassionata di fitness, quindi comunque anche lei si tiene molto in forma. Ho saltato una domanda prima, era Oda che praticamente si lamentava dell'associazione genitori e insegnanti facendo un po' le moine, cazzate e cazzatine, ma lasciamo perdere. E perché dico questo? Perché chiude l'SBS con il buon Sanada, che sappiamo essere ormai il capo dell'associazione genitori e insegnanti, e dice: lasciate che anch'io tocchi il grande raviolo speciale di Nami. E ovviamente Oda si incazza, lo manda via, lo caccia via, dice: smettilo di fare il responsabile dell'associazione genitori. E poi chiude l'SBS, mandi tutti a quel paese, alla prossima, ciao ciao ciao, tanti baci, saluti e care cose. Queste sono le SBS del volume 104, alcune molto interessanti, altre come sempre meno, però ovviamente, essendo, diciamo, no, alle battute finali di One Piece, tra molte virgolette, no? 5 anni anche meno, le risposte che Oda può dare sono poche, poi... Ecco, una cosa interessante è che in un magazine addirittura si diceva che Reiju avesse un frutto del diavolo. Oda stesso smentisce questa cosa, quindi le informazioni esterne al manga sì, ma con sempre un po' di attenzione. Non usiamole come fonti base per fare dimostrazioni di niente. Le possiamo usare fino a prova contraria. Reiju aveva un frutto, ora non ce l'ha più. Quindi chi ha ragione, e in teoria ha sempre ragione Oda. Nel manga non viene detto, nell'SBS lui dice che non è vero, nel magazine dice di sì, lo dice lui, gli autori, gli editor e quant'altro, quindi ha ragione Oda. Detto ciò, io vi saluto, mi auguro che queste SBS vi abbiano intrattenuto, vi abbiano interessato, fammi sapere voi cosa ne pensate, e alla prossima, fate i bravi e divertitevi.